tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Paura in superstrada per un autocarro che prende fuoco. La città si stringe attorno al bagnino eroe, domani funerali di Bigio Ricci. Si ribalta con il Bobcat, operaio rimane ferito ma non è in pericolo di vita. Iniziati i lavori di bonifica nell'area dell'ex distributore in Viale Gramsci. Mare e spiaggia non sempre accessibili a tutti e c'è chi si adegua. Tutto esaurito per il tour a piedi del buon gusto, tra poco a Fano parte in giro per Fano. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, buonasera a tutti cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione sul canale 17, c'è il telegiornale Occhio alla Notizia che apre con la cronaca e l'autocarro che è andato in fiamme sulla E78, sulla superstrada E78 a causa di un'avaria al motore. L'incendio è partito dal vano motore e poi si è rapidamente esteso alla cabina di guida che è andata completamente distrutta, divorata dalle fiamme. Un autocarro che trasportava scarti di lavorazione di un'industria locale che produce piadine ha preso fuoco questa mattina poco dopo le 10 lungo la Fano Grosseto, poco prima dello svincolo di Bellocchi, zona industriale, in direzione mare. A causare la scintilla da cui tutto è partito probabilmente è stato un guasto meccanico, come riferisce l'autista, un dipendente dell'azienda destinataria del materiale uscito illeso dall'incendio. Ho sentito un colpo sordo provenire dal motore, poi mi sono fermato nella piazzola di emergenza ed ho visto le fiamme. Non ho potuto fare nulla, ci dice l'uomo. Il mezzo, preso a noleggio, era diretto al casello dell'autostrada della 14 per poi dirigersi verso Cesena, a un'azienda di produzione di mangimi destinati alla suinicoltura. L'incendio del mezzo si è rapidamente esteso anche alla vegetazione accanto alla corsia della superstrada e a quella sottostante la scarpata, alimentato anche dalle forti folate di vento. Sul posto è subito intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Fano che in una mezz'ora ha completamente domato l'incendio, sia del mezzo che delle sterpaglie. Durante le operazioni di spegnimento, per impedire l'ingresso e il passaggio accanto all'incendio dei mezzi, la polizia stradale, intervenuta sul posto con l'ausilio di personale dell'ANAS, ha temporaneamente chiuso in entrata lo svincolo della superstrada. E per le immagini di questo servizio ringraziamo come sempre i nostri numerosissimi reporter di strada che si danno appuntamento ogni giorno nella nostra pagina, nel nostro gruppo Facebook. Basta cercare reporter di strada e chiedere l'iscrizione. Momenti di apprensione invece per un altro incendio che ha coinvolto un'autovettura ieri sera dopo le 22 parcheggiata in via Nazario Sauro, siamo nei pressi del Porto Canale a Fano. L'auto è di proprietà di una donna di Cartoceto, a un certo punto questa Opel Corsa, vecchio modello alimentata a benzina, probabilmente a causa di un guasto elettrico, ha iniziato ad andare a fuoco nella parte dove c'è il motore, nella parte anteriore. Fortunatamente le fiamme sono rimaste circoscritte al cofano e non si sono estese ad un SUV che era parcheggiato lì di fianco. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno rapidamente estinto le fiamme, anche una pattuglia della polizia locale. Un altro incidente sul lavoro a Colli al Metauro, un operaio si è ribaltato con il Bobcat mentre era al lavoro, vediamo.
Poteva essere l'ennesima sciagura sul lavoro. Invece, fortunatamente, un operaio 53enne di Riccione, dipendente di una ditta che esegue lavori stradali sulla condotta idrica nel comune di Colli al Metauro, se l'è cavata con diverse lesioni, ma non è in pericolo di vita. Questa mattina, poco dopo le 8, lungo la strada comunale Belvedere che porta da Calcinelli a Saltara, l'operaio stava manovrando con un bobcat ed a causa di una pendenza sul terreno si è ribaltato con il mezzo. La piccola pala meccanica si è improvvisamente impennata e l'uomo ne ha perso il controllo. Il mezzo si è ribaltato sul ciglio della carreggiata e si è poi capovolto su di un fianco, abbattendo la recinzione di una casa. L'operaio, trascinato dal mezzo ma sempre rimasto cosciente, è stato subito soccorso dai suoi colleghi che hanno avvertito il 118. I sanitari giunti sul posto, una volta stabilizzato il 53enne, lo hanno trasportato al San Salvatore di Pesaro, dove i medici del pronto soccorso gli hanno riscontrato diverse lesioni. Oltre al 118, sul posto i carabinieri di Saltara e la polizia municipale e i vigili del fuoco di Fano. E domani a Fano, nella chiesa Gran Madre di Dio, nel quartiere San Lazzaro, alle 10 si terranno i funerali di Bigio Ricci, il bagnino che è morto dopo aver tratto in salvo due ragazzi e il loro papà nel mare agitato a Torrette di Fano, mentre appunto erano intenti a fare il bagno nonostante la bandiera rossa. Ricordiamo anche che il sindaco di Fano Seri ha disposto per la giornata di domani il lutto cittadino. Una notizia di cronaca, un incidente, un automobilista di 53 anni è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 12.30 a Castelvecchio di Monteporzio, in provincia di Pesaro e Urbino. La vittima si chiama Roberto Angrisani, è un carabiniere in congedo, andato in pensione ormai diversi anni fa, ha prestato servizio per una ventina d'anni nella stazione di Mondolfo e per un breve periodo anche a San Lorenzo in Campo. Originario di Bologna, l'uomo ad un certo punto con il suo scooter si è scontrato con un'auto guidata da una donna del posto di 56 anni. Inutile il trasferimento in eliambulanza nell'ospedale a Torrette di Ancona. L'uomo era già morto. Ormai da qualche giorno, torniamo a Fano, ormai da qualche giorno sono iniziati i lavori di bonifica dell'ex area dove un tempo sorgeva un distributore di carburante Agip. Assessore, allora annunciati, programmati e adesso in via di esecuzione questi lavori di bonifica. Sì, ovviamente noi come Comune di Fano cerchiamo di dare l'assistenza massimo a questo cantiere che è in corso, abbiamo concordato delle date che a questo punto credo che potranno essere rispettate, ovviamente dipende dalle interferenze che troveranno, ma al momento tutto fila liscio, almeno sembra, e i lavori sono in corso, sono iniziati una settimana fa e abbiamo concordato con la ditta una fine prima dell'inizio della scuola, dei lavori sicuramente quelli più pesanti, tra virgolette, quelli più invasivi, e quindi crediamo di poter mantenere questo programma. Ovviamente noi come comune seguiamo e diamo tutta l'assistenza necessaria alla ditta che sta comunque eseguendo i lavori in autonomia dentro un'area che è stata data in concessione per l'ex distributore dell'Agip, quindi prima collaborazione da parte nostra, da parte di ASET SPA, che è l'azienda comunale che si occupa anche del servizio idrico integrato, e quindi tutto prosegue per il verso giusto. Materialmente cosa devono fare? Portare via i vasconi? Adesso cosa stanno facendo? Ci sono degli scavi in atto? Sì, credo che porteranno via i vasconi che contenevano i carburanti e quindi poi livelleranno il terreno, e dunque è una bonifica ambientale a tutti gli effetti, che però non presenta sorprese particolari. Verranno fatti anche dei carotaggi, dei campionamenti del terreno? Assolutamente sì, questo almeno ci risulta, per verificare che tutto vada per il verso giusto, che anche post operazioni sia tutto entro la norma e quindi tutto pulito e a posto. Andare al mare, in spiaggia, fare un bagno, per molti è una cosa normale, una cosa semplice, per altri invece può essere un problema.
e per agevolare la vita di chi è un po' meno fortunato c'è chi ha investito dei soldi per appunto trasformare il proprio albergo. Vediamo. Questa immagine ha fatto il giro del mondo. Un uomo, non più giovanissimo, che a forza di braccia spinge con ostinazione sulla sabbia, senza passerella, una carrozzina per portare sul punto più bello della spiaggia la sua donna disabile, per regalarle un momento di gioia, di svago. Siamo in Sardegna, sotto un sole cocente, e la scena non è sfuggita ad un blogger che l'ha subito postata. L'uomo, armato solo di un cappellino di paglia e di uno sconfinato amore, ha percorso così i 3 chilometri dal parcheggio alla spiaggia. Ma questo bellissimo gesto getta luce sulle difficoltà che queste persone incontrano ogni giorno per vivere straordinariamente ciò che per altri invece è la norma. Certo, il settantenne non aveva una carrozzina di ultima generazione, come ora ci sono, adatte per la sabbia o come in un lido di casa nostra invece dispongono. Abbiamo 75 ombrelloni, 150 lettini, un job per il bagno in mare delle persone diversamente abili. Abbiamo realizzato anche una doccetta a mare per evitare che le persone con ridotta capacità motoria che ospitiamo sul fronte mare debbano poi risalire lo stabilimento per fare la doccia, quindi cerchiamo di dare quel minimo di comfort a chi ha difficoltà a muoversi. E non ospitiamo solo associazioni locali di volontariato o comunità che ospitano disabili, ma anche gruppi che vengono da fuori, quindi ci avvisano con qualche ora di anticipo e cerchiamo di ospitare e di accoglierli nel modo migliore. Le chiamano tecnicamente barriere architettoniche, ostacoli quasi impercettibili ai normodotati, ma vere montagne invalicabili per altri, che solo una giusta cultura del diverso ed inclusiva ed una buona dose di sensibilità possono sconfiggere, come chi ha deciso di modificare la propria struttura ricettiva, ribaltando così la prospettiva. Noi abbiamo puntato molto nella ristrutturazione anche a far capire al disabile che è benvenuto. Il benvenuto al disabile secondo me è importante per farsi sentire a casa, come in pratica la nostra filosofia dei nostri clienti, per cui abbiamo creato proprio un percorso adatto al disabile in totale autonomia. Bravi. Da domani a Mondavio e fino al 15 di agosto va in scena la 58esima edizione della rievocazione storica della caccia al cinghiale, una delle manifestazioni storiche più antiche delle Marche. Lo spettacolo per le vie del borgo comprende cortei storici, figuranti in costume d'epoca, taverne aperte, spettacoli di giocoleria e mangiafuoco, simulazioni di duelli e sbandieratori in tutto il centro storico di Mondavio. Gli appuntamenti clou di questa edizione sono domani nel fossato della splendida rocca, la cena in costume medievale e il 14 agosto invece con la collaborazione dell'Ultrasound Eventi, lo spettacolo dell'incendio alla Rocca, che è in programma alle 22:15. Ma tutto il calendario completo di tutte queste 4 giornate lo potrete trovare sul sito web della manifestazione. E domenica 13 e lunedì 14 agosto a Fano si svolgerà la 22esima edizione della festa del Borgo Cavour in centro storico. Il borgo da sempre un luogo particolare della città di Fano, prima contrada San Leonardo e poi Piatlet. Anche quest'anno i commercianti della zona hanno promosso la festa del borgo grazie all'organizzazione curata dalla Proloco insieme ai partner istituzionali e agli sponsor. Nella 2 giorni si potrà anche ascoltare buona musica, ci saranno degli intrattenimenti e anche dei giochi. Non mancheranno i piatti dello street food e quelli della tradizione. Il piatto simbolo di quest'anno del quartiere è le crestaiat, cioè quelle con i fagioli come era uso nelle famiglie povere del borgo. Allora, questa sera invece a Fano prende il via In Gir per Fano, una delle manifestazioni più interessanti, belle e coinvolgenti che attirano ogni anno centinaia e centinaia di persone, quest'anno tutto esaurito. Allora, ci colleghiamo adesso con Lino Balestra che dovrebbe essere con un ospite in piazza 20 settembre. Teatro della Fortuna. Sì, buonasera a tutti, siamo in piazza 20 settembre, come vedete io sono stato munito adeguatamente di sacchetta d'ordinanza, vicino a me c'è Etienne Lucarelli, presidente della Proloco, che ha una maglietta fantastica, devo dire te la invidio molto, e alle nostre spalle c'è già il serpentone, il fiume di gente che sta per
impossessarsi della sacca d'ordinanza. Che gli dà la possibilità di fare queste belle 8 degustazioni nella città, ma gli dà la possibilità anche di visitare tutti i monumenti aperti, di ascoltare la musica che ci sarà, un pubblico veramente variegato, visto il sold out già del pomeriggio, giovani, famiglie che vogliono andare a visitare, giovani che magari si vogliono divertire un po' di più e visitare di meno, quindi veramente una bella partenza. Questa sera e poi grande concerto finale, insomma tutta la città di Fano, il centro, saranno animati da queste persone che deambuleranno tra un monumento e un piatto caratteristico della città. E sono tante le situazioni, io adesso spingo da una parte il presidente della Proloco, perché una delle situazioni che incontreranno sarà interpretata da questi bei figuranti che, insomma, in questo momento li vedete belli rilassati, ma sono ma saranno proprio dentro la corte malatestiana, quindi nella loro casa. Ecco, okay. In tutti gli altri punti troverete i ragazzi che hanno questa bellissima maglietta fatta per l'occasione, con questa scritta Fano e questo bello skyline fatta da Meletti, che ringrazio per il disegno, perché loro vi guideranno all'interno dei vari monumenti e vi daranno una piccola spiegazione. Dico piccola spiegazione perché sono in tanti. Anzi, dico, venite anche quelli che non avete il biglietto, che ci sono tanti bei ristoranti qui nella città e quindi venite a mangiare in città. I monumenti potete visitarli anche voi, perché molti saranno aperti. La chiesa del Santa Maria del Gonfalone abbiamo con una bella mostra del Carnevale, il museo della Via Flaminia, San Pietro in Valle, insomma ci sono tante belle cose da vedere, tanta bella musica da ascoltare. Qui la piazza è anche piena di belle attività in cui poter mangiare, non solo la piazza, quindi venite in città questa sera. Quindi venite, anche se non siete riusciti a entrare in possesso del biglietto, però Around Fano, in giro per Fano, vi dà tante possibilità. Dalla piazza è tutto, vi restituisco la linea allo studio. Bene, grazie a Lino Balestra e ai suoi ospiti. Allora, il telegiornale finisce qui, grazie come sempre per averci seguito. Vi ricordo il nostro numero di telefono 338-4968-250 per le vostre segnalazioni. Grazie davvero come sempre per aver collaborato con la nostra redazione anche oggi, con le vostre foto, con i vostri video. Tra poco c'è Box in cucina con lo chef e poi uno speciale Rosciano Festival Country registrato a Rosciano di Fano. Buona serata a tutti e a domani.